Ciao, Potere Robotico recensisce il Black Getter della Ushima, l'SG12, della serie Getter Armageddon. In Italia la conosciamo come Getter The Last Day, che è una delle ultime serie delle varie serie di Getter. A mio modo di vedere è stata la serie più bella in assoluto di Getter, che diciamo che forse è la serie che mette assieme più nel modo migliore la tematica di Getter, quindi dà delle risposte però a tutte le varie serie, e anche i personaggi hanno secondo me un grossissimo carisma. Qui adesso andiamo a vedere nello specifico il Black Getter di Ryoma Nagar, che è il pilota del Getter One, nella fattispecie anche del Black Getter, e poi diciamo che è il pilota ufficiale, il pilota numero uno comunque dei Getter. Quindi adesso vediamo nello specifico questo Black Getter, che secondo me, cioè quando c'è veramente un robot cattivo che deve dare delle stringhe, questo è il Black È Getter, il cioè Black Getter, sì. La incarna violenza. questa essenza, cioè di uno che comunque, se c'è da picchiare, se c'è da picchiare, si picchia, Anche un po' no? psicopatico. Beh, vabbè, ma insomma, adesso voglio dire, in un futuro ipotetico come in Getter Armageddon, cioè, se non sei psicopatico, secondo me non sopravvivi, ecco, non... È chiaro che Ryoma, di per sé, è un personaggio, comunque, è un picchiatore. Cioè, lui comunque sia un karateka che, della sua vita, la cosa più importante è picchiarsi. Esatto. Allora, adesso vediamo un po' questo Getter nello specifico della Ushima, metallo a gogo, 80% di metallo, proprio un bel plinto di metallo. Allora, vediamo un po'. Il robot comunque è abbastanza statico, come tradizione Ushima, gli snodi come sono fatti, i piedi orientabili, le braccia come possono ruotare. È chiaro che la Oshima rispetto a Bandai è indietro anni luce, ad esempio nella questione degli snodi, perché qui vediamo questo snodo è un Mamma mia. pochettino raccapricciante, quindi meglio Meglio nasconderlo, nasconderlo. farlo rientrare qui nella sede, perché se no rischia veramente di mettere in evidenza dei difetti. Comunque sia, il modello è ben verniciato, una buona quantità di metallo, una bella impostazione. Il Black Getter è lui un po' cicciotto, un po' cattivo, anzi un bel po' cattivo, anche questa colorazione nera che proprio rispecchia la cattiveria di questo modello, L'oscurità. l'oscurità. È chiaro che non è, teoricamente, da quello che ci fanno vedere nella serie animata, non è voluta questa colorazione, ma quando Ryoma dalla base lunare rientra sulla Terra, per il discorso, quando un veicolo, comunque qualcosa, rientra nell'atmosfera terrestre, brucia. Brucia. E praticamente la colorazione del Getter One viene bruciata e poi assume questo colore. Quindi le parti di rosso diventano nere, le parti di bianco diventano questo grigie, e assume questa fisionomia più cattiva. Chiaramente rende ancora più cattivo il modello, questo discorso del mantello bucherellato e di questa sciarpa che nasconde in maniera il viso, la testa in maniera un po' truce, e quindi questo è il risultato poi del Black Getter, che diventa un modello possente e cattivo. Allora, adesso andiamo a vedere un po' anche il peso. Il discorso della snodabilità l'abbiamo vista, è un po' pessimo. Andiamo a vedere quanto pesa. E sono 476 grammi, quindi rispetto alle dimensioni di un SOC Bandai, questo Black Getter è superiore come peso. Quindi vediamo che la Oshima, dal canto suo, sul metallo ha strabbondato, anche perché il modello è alto 17-18 cm, quindi è un po' piccoletto. Allora, possiamo vedere
che è possibile dietro schiacciare il tasto e far vedere l'uscita del raggio getter. La dotazione di accessori è abbastanza limitata perché ci sono questi pugnetti chiusi e altri pugnetti all'interno della confezione, due tomahawk boomerang, che è possibile posizionarli nelle mani e cercare di dare poi a robot una posizione dinamica. È chiaro che con questi due tomahawk boomerang. È chiaro che il modello, questo qui della Oshima, è un pochettino statico e le pose dinamiche non le supporta tanto bene. In ogni caso, è un bel modello. Altre versioni del Black Getter non ci sono, a parte l'ultima uscita della Sentinel, che è un po' più piccolina, forse un po' più snodabile, ma io personalmente tendo a preferire questo qui della Oshima rispetto alla Sentinel. Altro non c'è da dire, direi che per questo è tutto e ci vediamo alla prossima e al prossimo modello. Ciao!